Bentornati ad Undertale. Bentornati. Ciao a tutti. Siamo al quarto episodio di Undertale. Questa bellissima nuova... Mi hai spento così. Sì, no, adesso piano. Perché la vita e questo gioco sono sofferenza. Dopo Setsuna. Esatto. Sono pronto. My body is ready. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al quarto episodio di Undertale. Nuova piccola avventurina che stiamo registrando in realtà con un po' di tempi morti tra di noi, però la comincerò a pubblicare solo quando sarà completa, quindi per voi non cambierà un cazzo. Oh, non ci ricordiamo nulla. No, vabbè, siamo qua nella zona innevata. Siamo riusciti a non uccidere la capra. Nessuno comunque. Giusto, abbiamo fatto lì. Nessuno. Matrimonio canino. Cazzo dice. Oh, cielo, io noi non ci rivediamo una mazza di come si combattono questi. Questo aveva il cappellino. Devi togliere il cappellino, tipo. Oh mamma. Oh già. Fashion point, tutti insieme. Occhio. Dai che è facilissimo. Oh. Snowdrake Assassin. Allora, io devo indebolire il cappellino. Questo qua era quello che cerca di far ridere, ma non ce l'ha fatta. Ah, ok, l'ho messo, se non va bene. Non mi ricordavo. Non gli hai fatto male? Non va bene giocarlo così poco questo gioco. Sì, è un po' un casino. Ah, giusto. Non farti colpire. Dai, sì. Non stai usando l'analogico? No. Bravo. Allora. Stilo, il ruba. Oh. No, l'analogico mi fa strano, non riesco. Ma in questa scena è più facile. Dice. Secondo me sì. Ok, per il Crow, lo Snowdrake, cosa che bisognava fare? Oh. Devi ridere le sue battute? Tanto mando via lui. Sì, come? Ah, è giusto, Mercy. No. Sì. Per... E uno è via. Oh. Che faccia forse l'attacco più... No, che guarda più... che bordello. No, vabbè, dai. Laugh. That was wrong. Ok. Ah, ok. Quindi posso mandarlo. Sì. Via. Come fai qui, fa schifo. A sonno. E ciccio. Ok. Ci hanno fatto malissimo. E comunque che i combattimenti di questo gioco siano più difficili e complicati di Shin Megami Tensei. Cioè... Ah sì, ormai è una sicurezza. Cioè... Non c'è un hot battle. No, anche perché non combattiamo. Non vogliamo combattere. Sì, perché noi vogliamo fare quelli... Non c'è il True Demon Ending anche qua? Vabbè, dai, adesso che sappiamo come si comporta... Che faccio? Schiva! Bravo, schiva, schiva. Flappy Bird di merda, schiva. Oh. E quello non fa niente praticamente. Diccelo. Mica già è proprio sfigato. Quali altri mostri tra l'altro? Ma che bell'effetto. Boh. Cosa che c'è in mezzo? Non capisco se è una mini mappina o. Secondo me sì. Ah, perché c'era scritto. C'era la croce nell'altro. Ok, cosa... Ah, hai tolto le punte di prima. Ah, può essere, andiamo a vedere.
Minchia, sto bambino che cammina lento, veramente. Che brutto. Pacco. Potrebbe correre. E invece no. Ci fa soffrire, oh mio e Dio. Che cazzo. Che personaggi assurdi che ci sono. Cos'è sta puzza? Da dove arriva sta puzza? Se sei una puzza, identificati. Identify your smell. Ecco la puzza. Io voglio di eliminarla. Eliminarti! Ma sono un maschietto e una femminuccia? Doggy. Dogami dov'è? Boh, petto. Annusami. Occhio. Occhio. Non mi sei spostato. Sì, secret sweet things to each other. Oh. Mm. Il blu non... No. C'era qualcosa di blu, cosa che dicevano? No, il verde. Sì, ma il blu aveva... Vuole rismellare. Ok, no, non mi fanno pettare ancora. Forse il brutto Giovanni più? Oh. Ok, perché mi sono rotto, mi ero provato. Sì. E profumo di cagnolino. Di cane bagnato. Esatto. Oh, aspetta. Aspetta, by another pup. Tira dritto. Più facile che schivare indietro. Spero. Mercy. Eh no, però vedi che non sono gialli. Devo farlo anche con l'Air Force. Che profumo, cosa volete la mia vita, il povero pacifista. Fai petto anche su di lei. Sì. Da sotto. Hola. Che sofferenza. La New Mercy. I cani possono farsi le cocche a vicenda. Un nuovo mondo si è aperto ai nostri occhi. Grazie. Strano cucciolino. Vanno a salvare. No, la cosa pesante di questa rana è che non si prende esperienza, quindi rimaniamo sempre con i punti ferita bassi. Sì. Beh, quella è una cosa difficile. Più cercare di capire ognuno come convincerlo. Cioè, è una sfida interessante. Piuttosto che fare il solito JRPG che meni. Ah sì? Interessante. Vabbè, dai, diversa dal solito. Quantomeno una cosa diversa che non ha nessuno. Potrebbe darci esperienza anche per... Sì, forse i soldi serviranno tipo equip per la vita o cosa così. Guarda cosa c'è scritto sotto. Ah, ok. Passaci sopra. Avevo visto un... No. Deve diventare un cerchio. Esci da... Cioè, devi passarci solo una volta. Ho visto un pezzettino di una live una volta. Poi c'è una stessa roba incasinatissima, simile, che devi fare per forza un passaggio di un certo tipo. No, devi e ora è pulsante. Ah, adesso, ok.
come hai schivato la mia trappola. E in più, è più importante ancora. Che cosa? Ah, gli spaghetti. Non li abbiamo mangiati. Li ho lasciati. Davvero? Wow. Hai resistito al sapore della mia pasta fatta in casa. Solo per poterne condividere un po' con me? Non, ma non... Fret not. Tipo un temere. Sì. Io, Master Chef, Papyrus Master Chef, ti cucino tutta la pasta che vorrai. Che cringe. Un po'. Mio fratello ha iniziato una raccolta di calzini di recentemente. Questo è visto. A volte mi chiedo cosa farebbe senza un tipo così fico così fico che si prende quello. Sì, chiaro che sembrano scritti a caso, weirdate a caso. Umano, come posso dirlo? Ci hai messo un sacco di tempo ad arrivare, quindi ho deciso di migliorare questo enigma. Per fare in modo, ho sistemato la neve in modo tale che assomigli alla mia faccia. Fortunatamente la neve ha congelato il pavimento. Ora la soluzione è diversa. E, come sempre, il mio pigro fratello non si vede da nessuna parte. Immagino che ciò che sto cercando di dirti è: non ti preoccupare, umano. Io, il grande Papyrus, risolverò questo enigma. E poi potremo andare avanti. Nel frattempo, prova a risolvere il puzzle da solo. Cercherò di non darti la soluzione. È così, devi passarci sopra tutte e poi tornare indietro. Aspetta. Allora, così. No. No, sto pensando. No, quella deve essere la fine. No, non questo, ne ho visto un altro simile. Ok. Tocca quella. Okay. Tocca questa. No, vai su di uno. Tocca quella destra e torna indietro. Questa? Sì. Torna indietro. Ok, poi sotto fai giù. No, tocca lì. Tac tac tac. Su. No, no. Questa? No, adesso a sinistra. Ok. Su di uno. Puoi toccare quella sopra e tornare giù senza triggerarla? Non so. Prova. Giù? No, ok, allora niente. Pusha. Premi il pulsante. Allora, mi era venuto. Toccherei queste due. Aspetta, perché prima sto pensando. Ok, sì. Tocca. No, no. No, adesso non potevo. Era tutto giusto. Ah, devo andare dal pulsante ancora. Sì. Allora, che palle. Era allora, giusto. Devo rifarlo però. Uscendo però. Sì. Quindi, da qui. Sarà così. L'avevi fatto giù. Su, giro. Ta ta ta. Su, sinistra, giù. Giù. Esci. Certo. Tocchi quello. No. Ah, sì, ok. Ok. Vabbè, facile. Wow, l'hai risolto. E l'ho fatto senza il mio aiuto. Incredibile. Sono impressionato. Devi portarti davvero il puzzle che creo. Beh, sono sicuro che adorerai il prossimo allora. Quanta nervosità. Potrebbe anche addirittura essere troppo facile per te. Eccolo qua, Sam. Ottimo lavoro averlo risolto così velocemente. Non ti è servito nemmeno un aiuto. Cosa? Il che è figo, perché mi piace non fare assolutamente niente. Perché sei stronzo. Ehi, era umano. Adorerai questo puzzle. È stato creato dal grande dottor Alphys. Vedi queste piastrelle? Una volta che
tocco questo pulsante, cominceranno a cambiare colore. Ogni colore ha una funzione diversa. Le rosse sono impenetrabili, non puoi camminarci. Le gialle sono elettrificate e ti daranno una scossa. Le verdi sono quelle di allarme, se ci salti sopra per combattere un mostro. E le arancioni sono sano di arancia. Ti faranno blu sono, possiamo notarci, ma non si sa. Ma se profumi d'arancia, i piranha ti manderanno, va bene. Se quella blu è vicino a una gialla, anche l'acqua ti... Oh, madonna. Mica quante regole. Poi, parapetare sa slippery e scivoli in quella dopo. Ma il sapone ti pulisce dal... ti pulirà dalla... ok. Pink tiles non fanno un cazzo. Che casino. Sì, certo. Ultima cosa, questa puzzle è totalmente a caso. È randomico. Nemmeno io conosco la soluzione. Oh cielo. Sono diventato epilettico, che non lo ero. No, beh. Aspetta. Mamma che fastidio, ragazzi. Ma vero, che fastidio? Sì. Ma no. Ma rincoglioniti, vai. Era una finta. Vai. Ma... le botte. In realtà, gli spaghetti di prima non erano così male per essere stati fatti a mio fratello. Da quando ha cominciato a prendere lezioni di cucina, sta migliorando un sacco. Immagino che se dovesse continuare, l'anno prossimo potrebbe anche fare qualcosa di mangiabile. Ma non è che magari abbiamo detto degli spaghetti e quindi ci ha fatto skippare? Boh. Meglio. Cos'è quello? Andiamo. Salva! Sapere che il cane non smetterà mai di provare a fare il perfetto cane di neve ti riempie di tenerezza. Comunque sì, mi sa che sono i minuti, eh. Guarda la faccia di neve. Sperando che diventi prima o poi qualcosa di artistico. Please pet dog, io voglio pettare il doggo. Oh mio Dio. Per terra c'è una scatola di Pomeranian. Pomeranian. Oh mio Dio. Che cavolo. Puoi andare dietro? No, non credo. E invece? C'è una videocamera. Okay. Questo gioco è veramente folle comunque. Quel cane si considera un artista, ma non ha mai... ma non vuole creare mai nulla. No, ma non sa mai cosa creare. Non aiuta probabilmente che il suo cervello sia grande come un pezzo di kibble che non so cosa sia. Il kibble è tipo il mangiare. Lo... ah sì? La pappetta, il mangiare. Il croccantino. Il croccantino, sì. Quindi, dovrò farlo. E si scivola secondo me. Quelli impossibili di Alundra. Che odio. Proviamo a fare quelli esterni intanto. Si restringe, giusto. È fatto. Vai. Attacchi, sì, certo. Basta seguire l'ordine. Dritto, giù. Hop, su, tac. Sì, è facilissimo. Una cazzata. Però si può andare anche giù, così cosa c'è giù. Ah,
Ok, Sans, una statua. È un papiro fatto di neve. Cioè, papiro fatto bene, l'altro è un pezzo di neve. Perché non c'è voglia. Ah, dici che li hanno fatti loro? Eh sì. Non lo so. Non c'è sbatti, dice un pezzo di neve, c'è tutta stanza via. Vai avanti, tira dritto nel vuoto. Ah, ok, non devo farlo. Oh! Ma quindi questo sarebbe sotto? Eh sì, in quale sotto. Loro mondo, in quale... universo, boh. Hai visto tutta la neve in testa. È una montagnetta di neve. Uff. Che piccola casetta per cani. E questo è uno snowpuff. This, however, is a snowpuff. Sorprendentemente è uno snowpuff. Perché? Detto? No, 30... Mm? 30 soldini. O meglio, per un cane. Mm, che bello. Ma... un cazzo. Ma... Greater Dog. È bellissimo. Ma schiva. Ah no, non mi ricordo, c'era qualcosa. Non c'è una palla di neve, si spiaccica il terreno. TLC. Cos'è il TLC? Cerchiamo. TLC. Che cazzo è? A parte i gruppi musicali. Dog food. Tender loving care. Ok. Ok. Oh. Oh yeah. Aspetta, vai, vai, vai. Oh. Che devo fare qua? Quel colore lì. Non mi ricordo se era da schivare in un certo momento. Cominciamo, non c'è mica niente. Da qua. Videocamera strana dietro. Ma sì, chi se ne frega. Vai di corsa, tanto eravamo qui, qui dietro, no? Mm-hmm. Come vai? Magari per triggerare qualcosa, sai? No, no, ma chi se ne frega? Ci triggerà lui a noi. Non mi ricordo se si... puoi premere qualcosa durante i combattimenti, no? Di oggetti? Da premere i tasti. Ah, cioè, a parte quelli normali non mi pare. Dov'è che posso usare le pozioni per la velina? Non ho idea. Sì. No, durante il combattimento. Dici no? No, forse sì, non lo so. E avendo solo 20 HP, per forza. Cioè, non mi ricordo la... la colorazione, dici? Noi ci giochiamo da un po', in effetti, eh.
Sì, se li guardi, okay, okay. Se li guardi tutti così di neve ti dà 30 monete d'oro. Allora, quando è blu devi stare fermissimo. Ah, ok, stai immobile. È vero, devi stare immobile e non ti fermare. Assolutamente. Neanch'io. Mi ricordo che c'è un modo per schivarli, però. Il cane pucciolo. Quindi devi metterti vicino alla lancia quando appare, così è subito blu. Sì, io se no sento il timing e... quindi dobbiamo... aspettarlo. Io già dici? Sì. No, ok. Come lo chiamo? Qui, piccoli... No, deve essere fermo quando blu. No. Quindi lo devo pettare. Si addormenta, si sveglia, è eccitato. Che scemo. Fermo. È per avvicinarmi. Ma... ah, devo giocare, tipo. Allora, devo avvicinarmi. Non è semplice. Allora, quando fa quelle zampine devo giocare. Okay. Io lo petto. È più lento? Boh. Il cuoricino? Può essere? Perché dice che ti ha rallentato stanzi addosso. Ah, ecco. Lo petto ancora? Sì. Yeah, 100%. Però fosse blu. Boom, andato. Ragazzi, blastato anche il cagnone. Ma è un cagnetto! Normale, di un'armatura gigante. Ma... lol. Tornerei al set point. Sì, se ci arriviamo vivi. Perché no? E i combattimenti casuali, quelle fregnacce là. No dai, ce l'abbiamo fatta. In realtà c'è anche un altro passaggio sotto. Dove? No, scusa, sotto di là. Che scemo. Dimenticavo che ci vuole, esigono da noi la perfezione al millimetro. Gift Rot! Che è questa schifezza? Undecorate. Io sono googly eye. Oh mio dio. Se stavi tutto a destra schivavo. Gift, dai un regalo. LOL. Devi star fermo. Stai fermo. Il grande non perfetto. Cazzo. Ma che brutto è. Sì, mostruoso. Togli ancora. Strat can say I use this tiny cane to work. Ma no! Hai salvato dopo il boss, sì. Sì. E se non capiamo bene il pattern è veramente difficile affrontare un boss nuovo. Sarà un let's play lunghissimo. Dice. Così sì. Bravo. Cadendo a caso nella neve. Dico di sì, ancora così fa cadere giù.
Vabbè, intanto che abbiamo fatto la cosa del cagnetto, andiamo di là, no? Va bene. Ma sto boss, cioè, sto mostro che ci ha ucciso era un boss casuale. Era un mostro casuale. Sì, sì. Che ti fa un mama a caso e ti ammazza tutti. Esatto, come capita nelle migliori scuderie. Di sto cazzo. Sì, bello. Vediamo cosa c'è di qua. Tra l'altro stavo ripassando un po' le differenze delle varie scimmie che avete in serie l'altro giorno. Hama e Mahama e Mudo non uccidono nel 4 Apocalypse. Fanno danni. Se anche... sei in Smirk ti uccidono. Sì, come ottimo. Persona 5 mi sembra che esistono i danni da luce, i danni d'oscurità. Umano. Questo è il tuo, sfida finale più pericolosa. Osservo il labirinto. Il labirinto. Cosa? Sì, ma anche il labirinto. Invece, del terrore. Il gioco Gauntlet. Ah, beh. Quando dirò la parola si attiverà il cagnolino. Ma c'è il cagnetto di prima. I cannoni spareranno, le lame. I dardi voleranno, le lame taglieranno. Ogni parte sarà lanciata verso di te violentemente. Solo la più. Rimarrà solo la più insignificante possibilità di vittoria. Sei pronto? Perché io sono. No, io sto per farlo. Cosa tiene? Aspetta, tenermi. Sto per attivarlo adesso. Non sembra molto attivo. Beh, questa sfida sembra forse troppo facile per sconfiggere un umano. Sì, non possiamo usare questa sfida. Sono uno scheletro con degli standard. I miei puzzle sono molto onesti. Le mie trappole sono sapientemente preparate. Ma questo metodo è troppo diretto. Non c'è classe. Via, basta. Che idiozia. Si affeziona lo stronzo. Ma stai guardando. È un'altra vittoria decisiva per Papyrus. Ah. Non so davvero cosa intendevi fare mio fratello. Se fossi in te. Mi assicurerei di capire come funzionano gli attacchi blu. Quindi farà. No, vai. Ero preso lì sotto. Vediamo cosa c'è di qua, poi ti andiamo indietro. Magari c'è un save. Welcome to Snowy Town. Vedi? Non ci serve adesso. Vabbè, liberiamo un po' di spazio. Ma in realtà. Ah, se troviamo oggetti. Sappiamo che c'è qui il boss. Vabbè. Salva? Ora torniamo indietro e vediamo cosa c'è. Sicuramente non i prodevoli trama, perché dopo il cane abbiamo incontrato loro due, quindi. Confident su questi ormai. Una volta che si conoscono i mostri è molto facile. Difficili sono i mostri nuovi e i boss, chiaramente. Qua sotto. Ma a livello di sonno concilia più questo o sesso, una che dice? Siamo lì. Minchia, sta schifezza. Allora. Ah, quindi era proprio qui. Magari sì. Allora, decoriamo. No, via. Andè così, incazzo. Chicken nugget. Ah, poverino, magari è stato tutto. Sì, certo. È pieno di garbage e di schifezza.
Bravissimo. Al pelo. Minchia. Che male. Ah, guarda, si vede che ha una roba addosso. È un mostro orrendo lo stesso. Perché apre la bocca, ha la bocca spara al contrario. Però sai, non l'ha deciso lui. Dimmi chi ce l'ha fatta. È una porta. Sure. Bip. Nani? What? E ci sarà... A parte che c'è il simbolo di Zelda, però. Dove? Ah, sì, sulla porta. Non lo so, ci sarà una combinazione? Mistero. Sì, sicuro. Ma per ora... Oh, la cassetta. Aspetta, fai vedere gli occhi come sono. Ma sono tutti uguali. Se lo potesse essere un indizio. Beh, magari qua nel villaggio qualcuno ci dice qualcosa. Oppure più avanti ti, cioè, ci serve, se è una roba che bisogna fare te lo dicono adesso, dicono perché modo. Sennò ci sarà qualche indizio a caso da qualche parte. Vai, escape, botte. Difficile? Fuori di qui. L'hai fatto spare senza che mi tassi di botte? Sì. Adesso ci riesco, non so. Stavolta lo bici povero. Sicuramente salviamo adesso. Poi qua sembra esserci roba da fare, negozi, allora, cose, cosine. Cosa potremmo fare? Quando finiamo di episodio, per me possiamo anche tagliare qui e ci noi sto. Noi, io, te e loro, i tre che ci stanno guardando, magari magari ci torniamo la prossima volta. Ok, è andata. Signori, abbiamo fatto un piccolo pezzettino di storia e preso schiaffi involontariamente. Ci vediamo, detto ciò, alla prossima. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.